Inter inarrestabile in trasferta. 0-3 al Torino, la TU la lancia Inzaghi in vetta alla classifica. Dumfries, Thuram e Lautaro Martinez. Sono loro, ancora una volta, le facce dell'Inter vincente a Torino. I nerazzurri, quasi col minimo sforzo, hanno riallacciato la spina dopo la sosta dimenticando quasi del tutto il passo falso casalingo con il Bologna. E i protagonisti sono sempre loro, a conti fatti determinanti al grande Torino. Reti e assist per la gioia di Simone Inzaghi, che controlla la partita nel primo tempo e poi dà la sgasata con il triplo cambio poco prima dell'ora di gioco. Un piano risultato perfetto. Il club nerazzurro torna prepotentemente in corsa per l'attaccante che in estate era stato ad un passo dai cugini. Le incredibili evoluzioni del mercato. Le inaspettate possibilità che tornano ad essere tali, col dolce gusto della beffa da servire ai rivali cittadini. La dirigenza dell'Inter è già al lavoro in vista della sessione invernale di scambi, con un occhio bene aperto sulla situazione di un attaccante che, non più tardi di 50 giorni fa, aveva praticamente quasi firmato col Milan. Nella frenetica ricerca di un giocatore che potesse completare la batteria degli avanti a disposizione di Simone Inzaghi, alla fine Marotta ha concluso col Bologna l'affare Marco Arnautovic. Importante nelle prime giornate di campionato, l'attaccante austriaco si è poi infortunato a fine settembre nella trasferta di Empoli. Uno stop doloroso per il tecnico piacentino, rimasto senza una vera alternativa nel ruolo di punta centrale. Con Alexis Sanchez ancora non prontissimo a livello atletico, il cileno non ha fatto la preparazione estiva, essendo arrivato da svincolato nelle ultime ore di mercato. L'attacco nerazzurro ha potuto contare, nell'ultimo mese, solo su Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Che per quanto straordinari non possono sobbarcarsi il peso dell'attacco in tutte le partite. A maggior ragione con un calendario al solito fittissimo e denso di impegni. Ecco che allora, considerando che il rischio infortuni è tradizionalmente alto anche per il giocatore cileno, la dirigenza del club meneghino si starebbe attivando per inserire un nuovo profilo in rosa già nel mercato di gennaio. Già seguito a metà estate, e poi mollato per inseguire il sogno Balogan e per rafforzare la difesa col colpo Benjamin Pavard, l'Inter starebbe pensando seriamente a Meditaremi, l'attaccante iraniano del Porto protagonista di una curiosa vicenda sul finale della sessione estiva di scambi. In procinto di firmare col Milan, che aveva messo sul piatto 15 milioni più 3 di bonus, l'attaccante si era poi lamentato col suo entourage, reo di aver cambiato le carte in tavola al momento di mettere nero su bianco, che avrebbe fatto saltare il trasferimento al diavolo. Una cosa analoga a quanto accaduto alla stessa Inter nella clamorosa vicenda Samardžić. Se fino a qualche settimana fa Marotta aveva puntato sul fatto che Taremi andasse in scadenza a giugno 2024. Questo per piazzare il tradizionale colpo a zero che è ormai un suo marchio di fabbrica, ma ora le cose sono cambiate. All'Inter l'attaccante serve subito. Non c'è tempo per aspettare luglio, che resta sullo sfondo come possibilità, ma che non serve alle esigenze del momento lamentate dall'allenatore piacentino. Calciomercato Inter, Ten Hag e il Manchester United non mollano Di Marco. Marotta e Ausilio spingono per blindare ad Appiano Gentile anche Di Marco, elemento essenziale ormai nell'undici di Inzaghi. Anche perché, soprattutto dalla Premier League, continuano a osservare con particolare interesse le prestazioni del nazionale italiano.
Il Manchester United nello specifico è il club che monitora con attenzione Di Marco e dall'Inghilterra ribalza di una possibile offensiva dell'estimatore Ten Hag già a gennaio per strappare l'ex Verona e Parma all'Inter. I Red Devils potrebbero mettere sul piatto 57 milioni di euro per il cartellino del laterale sinistro, cercando di sedurlo con un ingaggio importante e superiore rispetto ai 4 milioni più bonus che il sodalizio di Young ha offerto al giocatore per il rinnovo. Difficilmente però l'assalto dello United andrà in porto, considerando la volontà dell'Inter e dello stesso Di Marco di continuare il matrimonio in nerazzurro.